Ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video dove vi aggiorno sulla mia situazione ai due fantacalci, fantacalcio che partecipo. Iniziamo da quello A8, da quella A8 che è veramente uno che vince sempre tutte le partite. Quindi io sono costretto a vincere tutte le partite perché sono al primo posto da solo e quindi non posso fermarmi. Comunque, partiamo dalla sua formazione, che schiera Handanovic 6 e mezzo, fa una difesa a 4 con Calafiori che non gioca e gli entra Faraoni 5 e mezzo, Rahmani 6 e mezzo, Tomori 5 e mezzo, Baluturi 6. A centrocampo a 3 con un composto da Tonali 6, Frattesi 6 e mezzo, Zambanghissa 5 e mezzo. Fino ad adesso nessun bonus, ora speriamo anche in attacco che non l'attacco che non gli porta nessun bonus. Aveva Giroud 5 e mezzo, va bene. Aveva Rafael Leao 6 e mezzo, ok, non ha segnato, gol anche annullato. Morata 5, buono così, e aveva lasciato Perisic in panchina che è in un periodo di forma stratosferico, 7, aveva lasciato in panchina Perisic a centrocampo lì, le avrebbe portato almeno a fare un gol, anzi a fare due gol perché lui si ferma a 65 e con il 7 di Perisic, sì, un gol faceva almeno un gol. Invece no, 65, 0 con lui. Basta superare lo 65, bisogna fare il 66. Lo faccio? Chi lo sa? Vediamo, vediamo. Io schiero in porta Ospina 6, clean sheet, grande Ospina. Odrio Zola in difesa 7 e mezzo, Quadrado 5 e mezzo. È arrivato proprio il momento di non schierarlo più a Quadrado. Guarda che la prossima te lo schiero perché ho qualche speranza che faccia un qualche assist. Di Marco non gioca e mi entra Mancini 5 e mezzo, Ammonito 5. Centrocampo Mkhitaryan 5 e mezzo, mamma mia, un bonus ti chiedo, Mkhitaryan un bonus ti chiedo, niente. Zaniolo 6, Ammonito 5 e mezzo, Kovalenko 5, Felipe Anderson 5 e mezzo. Lo sapete in panchina che avevo? Praet, Pedro e Zapata. Praet, Pedro della Lazio e Zapata. Perché penso, schiero Zeko contro di sì, ragazzi. Meglio no, 5 e mezzo. Ibrahimovic segna una un bellissimo gol, il secondo glielo annullano, quindi 10, 7 e mezzo, cioè 7 e mezzo, più gol, 10 e mezzo, ammonizione, 10. Poi, schiero Giovetto, ho detto ragazzi, se non lo schiero contro il Bologna, a Giovetto, se non segna contro il Bologna, non lo schiero più a giocare, no? Non lo schiero più. Prestazione veramente assurda. Prestazione veramente incredibile. Incredibile. E niente. Quanti punti ho fatto? 66! E si gode! E si gode! E vai! E vai! E vai! Giusto per un gol, ma se al posto di Gio Pedro avrei messo Pedro, 10 e mezzo avrebbe preso. Zapata, se l'avrei messo al posto di Dzeko, avevo fatto Zapata, Ibrahimovic e Pedro in attacco, e segnavano tutti. E se avrei messo al posto di Kovalenko un Praet, avrebbe preso 10. Quindi io questa partita la vincevo 3-4 a 0. Eppure poco. Si vince su misura.
misura a corto muso, come vince il Napoli a corto muso. Passiamo a quello, al Fatacalcio. Che schiro, sempre Ospina tra i pali, sempre Ospina tra i pali. Schiro sempre Ospina tra i pali, che mi prende 6, poi Darmian che non gioco, quindi schiro, quindi mi entra Karsdorp 5,5, 6 ammonito 5,5, Bastoni dello Spezia 6, Cuadrado 5,5. A centrocampo schiro Zaniolo 6 ammonito 5,5. Felipe Anderson 5,5. Maxi Lopez 5, perché 5,5 ammonito 5. Cristante 6. Muriel 6. Dybala. Insigne non mi gioca, mi entra Arnautovic. Arnautovic, visto che mi entra Arnautovic, mi fa fare almeno un gol, mi fa fare un gol e mi fa arrivare come punti totali 67 e mezzo. Non sono tanti, basta che lui per pareggiare, basta che facesse punti meno 67 e mezzo. Che non sono tantissimi, vediamo. Lui importa schiera Reina 3,5, buono così. In difesa però schiera Rachmani 6,5, Chiellini 5,5, ma poi schiera Di Lorenzo 7, mamma mia. A centrocampo Saelemaekers 5,5, Candreva 5,5, ammonito 5, Brozovic 6,5, Soriano 6. In attacco schiera Ibrahimovic, che io ce l'ho a quella 8, lui ce l'ha a 6. Ibrahimovic 10. Abraham 5,5. Raffaele 6,5. Va bene così. Lui aveva Belotti, il gallo in panchina. Come secondo panchinaro, Pedro come primo, giocava come primo. Si schierava Belotti comunque. Ragazzi, perdevo. Si schierava Belotti, perdevo perché lui fa come me 67 e mezzo. Almeno il punto ce lo portiamo a casa. Almeno il punto io me lo porto a casa, anche se non sono poi così contento, perché comunque il primo posto vince. Cioè, è quello che stava a pari punti con me vince, quindi sta più 2 da me. È infermabile. Primo posto sta a 15 punti, che non sono io. Il secondo sta a 13, che sono io. Il terzo sta a 12. Il quarto sta a 8, il quinto sta a 8, il sesto sta a 6, cioè l'ultimo. Invece poi, non vi ho detto la mia classifica, quella là 8, che è io al primo posto che sto a 21, secondo a 17 punti, quindi c'è un bel distacco, sì, di 3 punti, anzi di 4. Il terzo sta a 14. Il quarto sta a 14, quindi i primi quattro stanno tutti compatti e tutti classifica tutta bloccata tra i primi quattro, perché si prende il podio. Per il podio in questo momento ce l'ho io. Meritatamente, perché se andiamo a leggere i punti, meritatamente, primo meritatamente. Poi il quinto sta a 11 punti, il sesto sta a 10, il settimo a 8. E l'ottavo a 3, l'ultimo sta a 3, l'ultimo sta a 3. E
Quindi ragazzi, il video può finire qui, spero che vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e...